followers e benvenuti alla decima puntata del nostro tutorial sull'Austria. Questa settimana mi sono giunte molte richieste di chiarimento in merito ai contratti di compravendita immobiliare, pertanto ho pensato di dare a questo tema la precedenza rispetto alla programmata intervista all'imprenditore toscano che avevo promesso e che potrete ascoltare nella prossima puntata. Oggi sono qui con l'avvocato Stefan Katolnik, che all'interno del nostro studio legale è un professionista che è specializzato proprio nell'ambito del diritto immobiliare. Prima di rivolgergli alcune domande, vorrei confermare a tutti coloro che me lo hanno chiesto che gli investimenti immobiliari in Austria possono rappresentare una valida scelta per la differenziazione patrimoniale. A questo riguardo, evidenzio che i prezzi degli immobili, specie se pensiamo a città come Vienna, Salisburgo, ma anche Klagenfurt e Villach, aumentano annualmente e costantemente del 3-4%. Ciò significa che, quando anche si acquistasse un appartamento oppure una casa in Austria, senza metterla neanche a reddito, già tramite l'aumento di valore annuale da un lato si combatterebbe l'inflazione e dall'altro si potrebbe addirittura iniziare a guadagnare. Oltre a ciò, se l'investitore immobiliare, anche straniero, vuole acquistare immobili in Austria, può con relativa semplicità accedere a mutui tramite banche austriache che come garanzia vorranno trascrivere l'ipoteca sull'immobile oggetto del contratto di compravendita. Vengo ora a formulare un paio di domande all'avvocato Katolnik. Caro Stefan, qual è il ruolo dell'avvocato e del notaio in Austria nell'ambito della redazione dei contratti di compravendita immobiliare? Buongiorno a tutti. In Austria chi vuole acquistare un immobile può rivolgersi indifferentemente ad un avvocato o ad un notaio. Sicuramente, senza nulla togliere ai notai, un avvocato ritengo possa essere molto competente a valutare anche eventuali ripercussioni processuali delle varie clausole contrattuali. Se è l'avvocato a redigere e trascrivere il contratto presso i registri immobiliari, il notaio interviene solo ad autenticare le firme e questo intervento ha un costo medio di circa 200-300 euro. Bene Stefan, e spiega ai nostri followers come funziona il pagamento del prezzo di compravendita in Austria. In Austria il prezzo di compravendita non viene versato direttamente dall'acquirente al venditore, ma viene pagato sul conto corrente fiduciario dell'avvocato o del notaio che si occupa della redazione e trascrizione del contratto di compravendita. Ciò rappresenta una particolare tutela per entrambe le parti contraenti, poiché il professionista è autorizzato a pagare il prezzo di compravendita al venditore solo e quando tutte le trascrizioni pregiudizievoli relative all'immobile sono state cancellate e non sussistono più ostacoli alla trascrizione del contratto di compravendita. Vorrei a questo riguardo precisare che l'avvocato ha una forte responsabilità relativa alla gestione del prezzo di compravendita ed in relazione a ciò esiste una polizza per la responsabilità professionale del massimale di 5 milioni. Benissimo, grazie Stefan, per oggi è tutto. L'avvocato Katolnik interverrà anche in future puntate per darvi delucidazioni nell'ambito del diritto immobiliare. A presto e cari saluti a tutti. Cari saluti a tutti.